Nella testa di Gaetano Auteri frulla la possibilità di tornare al 3-4-3 con la squadra in crollo verticale e con un cambio di modulo che, stando alle parole dello stesso allenatore e del DS Luca Matteassi, non ha migliorato la situazione, anzi semmai peggiorata, il ritorno all'antico è l'ipotesi più accreditata. Nel caso resta da capire come l'ennesimo cambio di direzione possa essere assorbito da un gruppo frastornato, ma tant'è. Si tratta del modo di interpretare le partite più caro all'allenatore e su cui si è lavorato sin da luglio. L'auspicio è che il Pescara torni ad essere più pericoloso e più incisivo in zona gol, pur concedendo qualcosa in difesa. Scontata la squalifica, tornerà a disposizione Lejan Memushai, che riprenderà il suo posto al fianco di Pompetti. Nel caso l'escluso eccellente sarà un Rizzo, fin qui comunque deludente. Davanti Auteri ha una certezza, Ferrari, che ha soppiantato un De Marchi in calo. Poi gli interrogativi sugli esterni. A destra chi tra Galano e Clemenza? Il primo sta recuperando dal mal di schiena, il secondo è in fase involutiva. La sensazione è che, se potesse, Auteri opterebbe per Chiarella, come fatto ad inizio campionato, ma sembra ancora presto per rilanciarlo titolare dopo il lungo stop. A sinistra ancora un Dursi in versione Godot o Rauti fresco di primo gol stagionale? Dubbi che Auteri dovrà dipanare nelle prossime sedute. Di certo il Pescara si troverà contro una Lucchese sia alla portata in termini di valori tecnici assoluti, ma brutta gatta da pelare perché reduce da 10 punti nelle ultime 5 partite, una marcia che ha permesso l'aggancio in classifica proprio al Delfino a quota 21. Un buon campionato per una squadra reduce da un ripescaggio dopo la retrocessione dello scorso aprile. Il tecnico Guido Pagliuca opta solitamente per il 4-3-1-2, nel quale a centrocampo mancherà lo squalificato Eklu, che sarà avvicendato da uno tra Frigerio e l'ex aquilano Bensaia. Vanno verso il recupero il difensore Baldan e l'attaccante Semprini, che però non dovrebbero essere rischiati dall'inizio. In panchina l'ex Dumbravanu, il giovane moldavo che nella stagione 19-20 arrivò in prestito dal Genoa per essere in orbita della primavera. Intanto la società, per agevolare l'afflusso di pubblico, ha varato l'iniziativa del mini abbonamento per le partite di domenica prossima con la Lucchese e del 12 dicembre con la Pistoiese. Da oggi si possono sottoscrivere per vedere entrambi i match al prezzo di 5 euro per la curva e 11 euro per i distinti, anche se gli ultimi risultati hanno fatto rialzare il vento della contestazione nei confronti della società e del presidente Daniele Sebastiani. Una manifestazione è stata organizzata dalla Gradinata Adriatica, che chiama a raccolta la tifoseria prima della partita, alle ore 13 di domenica, in piazza Salvo d'Acquisto, per poi muovere verso lo stadio.